Iniziamo a vedere il funzionamento di un motore asincrono trifase. Partiamo intanto dalla sua struttura, ricordandoci gli elementi fondamentali che lo costituiscono. La prima parte che osserviamo è lo statore. Qua in questo disegno possiamo pensare di vedere rappresentata in due dimensioni il lamierino ferromagnetico che costituisce lo statore. Ricordiamoci che lo statore è realizzato con un pacco di lamierini di questo tipo, isolati tra di loro e affiancati fino a ottenere la dimensione del cilindro statorico, lamierini di spessore circa pari a mezzo millimetro. Quello che osserviamo in questa figura, oltre al lamierino stesso, è la presenza di queste cavità, di questi anelli aperti, che rappresentano quelle che vengono chiamate le cave dello statore. Quindi ognuno di questi rappresenta una cava. Come vengono utilizzate le cave dello statore? Le cave dello statore vengono utilizzate per realizzare gli avvolgimenti statorici. Gli avvolgimenti statorici vengono appunto disposti all'interno delle cave. Il numero delle cave lungo la superficie, lungo la circonferenza interna dello statore sono sempre un multiplo di 3, perché 3 sono gli avvolgimenti primari che costituiscono appunto gli avvolgimenti statorici. Quindi noi possiamo dire che il numero delle cave è un multiplo di 3. In questo caso, esempio, nel nostro esempio sono 24 cave. Quindi, divise per le tre fasi, noi abbiamo 8 cave per fase. Come vengono suddivise le cave tra le varie fasi? La disposizione degli avvolgimenti lungo le cave determina il numero di poli del campo magnetico che otterremo. Partiamo dal caso più semplice di una disposizione degli avvolgimenti tale da creare due polarità, quindi una coppia polare nord e sud. Osserviamo come potremmo disporre gli avvolgimenti fase per fase. Qua ogni pallino del nostro all'interno di una cava rappresenta una parte dell'avvolgimento di fase, quindi questa sarà la fase 1. Possiamo indicare come la fase L1 oppure la fase R, come preferiamo. Quindi gli 8 avvolgimenti, le 8 cave per la fase vengono suddivisi in 4 e 4 contrapposti. Come vengono collegati gli avvolgimenti? Vengono collegati secondo una disposizione di questo tipo, in cui si mantiene una simmetria tra Questo è un modo per suddividere gli avvolgimenti della prima fase. Adesso possiamo vedere gli avvolgimenti relativi alle altre fasi. Completezza, quindi vediamo gli avvolgimenti relativi ad esempio alla fase 2 che rappresentiamo in colore blu, saranno altre 8 cave disposte adiacenti alla fase 1, anche in questo caso gli avvolgimenti vengono collegati con la stessa simmetria e suddivisione, quindi in questo modo.
andiamo a vedere la fase 3, andiamo ad occupare le altre 8 cave disposte simmetricamente che collegheremo in modo analogo come visto per le altre due. Quindi questo per quanto riguarda lo statore e gli avvolgimenti statorici. Rappresentiamo adesso il nostro rotore, abbiamo un cilindro interno realizzato intorno, che comprende l'asse del motore centrale intorno al quale il rotore gira. Sull'asse saranno montati i cuscinetti che consentono la rotazione appunto favorevole del rotore. Immaginiamo che questo rotore sia, come è il caso più diffuso, realizzato a gabbia di scoiattolo. Quindi qua vediamo con i tondi scuri rappresentiamo le barre conduttrici della nostra gabbia di scoiattolo e con queste parti tratteggiate gli anelli che vanno a chiudere in cortocircuito le barre della gabbia. Gli avvolgimenti disposti lungo la superficie dello statore hanno una disposizione spaziale che li vede distanziati uno dall'altro di un angolo di 120 gradi. Vediamo una rappresentazione di questo che sto dicendo. Quindi, se io, ad esempio, rappresento con un asse la disposizione degli avvolgimenti della fase 1, poi andiamo a vedere i corrispondenti. L'asse degli avvolgimenti della fase 2 e l'asse degli avvolgimenti della fase 3, quello che vediamo è che tra la fase 1, la fase 2, la fase 3, gli angoli degli avvolgimenti risultano essere di meno 120 gradi e più 120 gradi tra fase 1 e fase 2 e più 120 gradi tra fase 1 e fase 3. Ovviamente ancora 120 gradi abbiamo fra la fase 2 e la fase 3. Questa è la disposizione che consente, rispettando quanto previsto da Galileo Ferraris col suo teorema, consentirà di ottenere il campo magnetico rotante. Se consideriamo le correnti nelle tre fasi, come ulteriore condizione per ottenere un campo magnetico rotante, dobbiamo avere che queste correnti rappresentano una terna equilibrata di correnti. Una terna equilibrata di correnti è una terna tale che abbiamo lo stesso valore efficace per le tre correnti, è uno sfasamento delle tre correnti di 120 gradi una dall'altra. Quindi se noi consideriamo la corrente I1 di T nella fase 1, la esprimiamo con la sua onda sinusoidale, avente valore efficace I e pulsazione omega. Nella fase 2 avremo una corrente avente lo stesso valore efficace, la stessa pulsazione omega, ma angolo di meno 120 gradi rispetto alla prima. Nella fase 3 avremo una corrente che ancora, come detto, deve avere lo stesso valore efficace I, la stessa pulsazione omega, ma uno sfasamento di 120 gradi positivo, in questo caso rispetto alla prima. Quindi anche in questo caso, se dovessimo rappresentare le nostre correnti su un piano vettoriale, avremo che la corrente
corrente I1 sarebbe rappresentata da un fasore orizzontale avente fase 0, la corrente I2 sarebbe rappresentata da un fasore avente stesso valore efficace, quindi stessa lunghezza, ma sfasamento di meno 120 gradi. Dalla prima è per la corrente I3 avremo il nostro terzo fasore, avete sempre lo stesso modulo, ma sfasato in questo caso di più 120 gradi dalla prima corrente. Con queste condizioni, quindi di avvolgimenti primari disposti a 120 gradi uno dall'altro lungo la circonferenza interna dello statore e gli stessi avvolgimenti alimentati con correnti costituenti una terna equilibrata, abbiamo che si determina la formazione di un campo magnetico rotante. Con questa disposizione degli avvolgimenti nelle cave, abbiamo detto che il campo che andremo a creare sarà costituito da una coppia polare, quindi da una coppia di polarità nord e sud. La velocità angolare del campo magnetico rotante la possiamo inducare con simbolo omega 0, quindi questa sarebbe la velocità angolare del campo magnetico rotante, essendo una velocità angolare sarà espressa in radianti al secondo. Questa velocità risulta legata alla frequenza delle correnti di alimentazione e al numero di coppie polari del nostro campo magnetico. Se noi indichiamo con 2π il numero di poli, cioè il numero di polarità nord e sud presenti nel nostro campo magnetico e con P il numero di coppie polari, ecco perché i poli vanno sempre in coppie, a una polarità nord del campo magnetico corrisponde sempre anche la presenza di una polarità sud, quindi indicando con P il numero delle coppie polari, risulta che la velocità angolare omega 0 del campo magnetico rotante è pari a 2 pi greco F fratto P. Quindi è pari all'angolo giro 2 pi greco espresso in radianti per la frequenza delle correnti di alimentazione diviso il numero di coppie polari. Nel caso che noi volessimo esprimere la velocità di rotazione non in radianti al secondo, ma il numero di giri al minuto, allora la indichiamo col simbolo N0, numero giri del nostro campo magnetico al minuto, quindi unità di misura giri al minuto, noi avremo che questa la possiamo esprimere come ottenuta dal prodotto di 60 F
fratto P log F è sempre pari alla frequenza delle correnti di alimentazione e P al numero delle coppie polari. Quindi queste due espressioni sono quelle che ci consentono di esprimere la velocità del nostro campo magnetico rotante. Quindi il campo magnetico rotante, abbiamo detto, ruoterà nello spazio con velocità angolare omega 0 o con velocità n0 giri al minuto. Se ne vogliamo vedere una rappresentazione, possiamo illustrarla in questo modo. Vediamo che il campo magnetico ruota nello spazio, in questo caso abbiamo un numero di poli uguale a 1 con una frequenza, supponiamo la frequenza industriale di 50 Hz, in questo caso la velocità di rotazione del campo magnetico sarà di 3000 giri al minuto, ottenuti come 60 per F diviso P, che in questo caso è uguale a 1. Una caratteristica interessante del campo magnetico rotante è che noi possiamo ottenere l'inversione del verso di rotazione del campo magnetico e quindi, come vedremo, anche un'inversione del verso di rotazione del rotore del motore, semplicemente scambiando due delle fasi di alimentazione. Cioè, se noi alimentiamo questo motore con la sequenza di fasi L1, L2, L3 e in questo modo otteniamo un verso di rotazione di questo tipo. Se noi scambiamo due fasi, e quindi ad esempio lo alimentiamo con questo ordine delle fasi, quello che otteniamo è che il verso di rotazione si inverte. Quindi vedete che stiamo scambiando l'ordine delle fasi, ottenendo un'inversione della rotazione del nostro motore, quindi in una modalità molto semplice.